Malta, via! Via! Calma, 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 calma. Vai! Vai! Vai, Calò! No! No! Il gas sta sbagliando tutto. Vai, veloce! Vai! Attenzione, Steno! Vai, Ste! Abbiamo in campo quindi le squadre della categoria 2, la prima sessione per loro ed è il gioco del pallecono internazionale. La squadra delle piccole furie, baby, colore bordeaux, viva il Rossini verde, poi la rondinella ancora verde scuro, intanto entra banda bianca per la squadra gialla, loro sono i Bad Boys, poi in campo ci sono anche la squadra arancio, le giovani sardi e Iceberg 2 rosso. Pallecono internazionale, gioco di precisione ed è la squadra gialla che va a chiudere. Piano. Intanto banda bianca in campo anche per la squadra verde scuro della rondinella. Banda bianca anche per la squadra rossa. Arrivo. Vai. Matita. Passaggio per la squadra bordeaux e per la squadra arancio. Vai, e poi anche la squadra arancio. Io? Ma sono tutti qua a prezzo. Tu sei scemo. Attenzione allo starter e la bandiera si abbassa. Partiamo per il gioco delle due tazze. Come lo fa il maneggio? Come lo fa il maneggio? Molto! Castellano, bene anche la squadra, molto difficile da ripetere il paletto, i paletti devono rimanere e la squadra bordeaux ha qualcosa da andare a recuperare, continua la squadra rossa, salì, Castellano, anche per loro c'è da rettificare, quindi ancora una prova di perseveranza, di non scoraggiarsi perché tutte le squadre. Squadra verde scuro all'arrivo, verde scuro, banda bianca e chiusa, e quindi loro sono i Bisbal Rossini e poi la squadra rossa, la squadra blu che va a chiudere. Ovviamente poi tutto dipenderà da quello che i giudici di linea vedono, quindi eventuali segnalazioni. La squadra del Bisbal Rossini conclude in questo momento, sono verde chiaro. Arghi! Ha guadagnato la squadra del Iceberg 2, il colore rosso del Castellano, 4 punti per Bisbal Rossini,
3 punti per i giovani sardi, 2 punti per Gran Pilube, non ci sono punti per i Bad Boys. E siamo partiti per il gioco delle due bandiere. Gioco delle due bandiere, allora abbiamo terzo concorrente in squadra per la squadra. Abbiamo già il quarto concorrente per la squadra blu, che è verde scuro e poi blu, e quindi e poi abbiamo la squadra arancio. Di Sardi 14 per Iceberg. E intanto siamo partiti per il gioco dei cartoni. Gioco dei cartoni, abbiamo il terzo concorrente che entra in campo per primo per la squadra Bordeaux, rosso, giallo e poi verde, verde, blu e arancio in sostanziale parità per l'ingresso campo, e adesso prende vantaggio la squadra Bordeaux, Gran Pilou Baby, poi la squadra gialla, banda bianca per Gran Pilou Baby. E recupera. Della squadra gialla, la prima a entrare in campo con la banda bianca e poi anche la squadra Bordeaux e rosso. In questo momento abbiamo al giro di boa la squadra gialla, il giro di boa è sulla via del ritorno e va a chiudere. Banda bianca entra anche per la squadra arancio, arriva il rosso Castellano. La squadra verde scuro della rondinella, adesso blu, e vediamo cosa succede. La squadra 11, per... 2 punti per Bisbar Rossini, sono a 10, 1 punto per i giovani sardi, e quindi abbiamo un 23 punti della rondinella, 21 Bad Boys, 19 Iceberg e poi 14 per le piccole furie, 12 Gran Pilou Baby, 11 per giovani sardi e 10 per Bisbar Rossini. Adesso il gioco dello slalom, momento delicato è anche il passaggio del testimone. Andate e ritorno per i nostri concorrenti. Una buona fluidità di gioco fino a questo momento, tutti i paletti rimangono al loro posto. E vediamo bande bianche che si stanno preparando per fare il loro ingresso in campo. Vediamo quale sarà la prima squadra, ed è la squadra Bordeaux. E giallo, bene anche rosso e verde. E adesso la foto finish, l'arrivo. Verde, giallo, bordo e rosso. Hai ancora 30. E all'arrivo abbiamo anche la squadra blu. E come ogni torre che si rispetti, sulla torre c'è la principessa che viene posizionata dalle nostre squadre, e poi il Benedetto, abbiamo anche la squadra
vai. Vai. Le altre principesse sono ancora nell'aula.